Degni di Torre del Greco presenta il progetto di riqualificazione di Piazza Luigi Palomba. Affidato al lavoro degli allievi della sezione architettura, nell'ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro con il Dipartimento della Facoltà Luigi Vanvitelli di Aversa e col patrocinio del Comune di Torre del Greco, questa mattina presentazione alla città nella storica piazza, un tempo nota come Piazza del Popolo. Un lavoro, così come spiegato dalla tutor Doe Morelli, articolato in diverse fasi ed iniziato ad ottobre scorso, che propone una rivisitazione degli spazi e delle forme, oltre che dell'arredo urbano. I ragazzi si sono, diciamo, tra virgolette, impossessati della loro piazza. Un lavoro lunghissimo, è partito da settembre e i ragazzi hanno lavorato fittamente anche con i cittadini del quartiere, con le persone del posto, con le loro famiglie e con i docenti dell'Università di Aversa. Hanno presentato il progetto qualche giorno fa già al commissario prefettizio della città, c'era tutta l'equipe della pubblica istruzione, c'era il dottor Ernesto Merlino, c'era il commissario e hanno visto il progetto. Quale sarà il futuro di questo progetto? Si può pensare di donarlo ad una futura amministrazione? Si può pensare di farne un progetto per la riqualificazione effettiva della piazza? Assolutamente sì, abbiamo sicuramente il progetto, rimarrà adesso a scuola, diventerà sicuramente anche una tesi universitaria di una allieva che sta per laurearsi, che ha lavorato con noi. Quindi sicuramente prossimamente a giugno o a luglio saremo all'università per presentare questo progetto con i nostri ragazzi e con la ragazza laureanda e poi rimarrà a scuola nel nostro museo e poi vediamo un attimo poi con la nuova amministrazione comunale dove poterlo collocare, potremo studiare assieme sicuramente insieme agli studenti come hanno fatto in questo momento, come riqualificare veramente la piazza, dare dei suggerimenti ai prossimi amministratori. Quali sono state le fasi progettuali che hanno portato alla realizzazione del plastico? Le fasi progettuali sono tre, perché il processo che noi attuiamo è quello del land design, quindi il recupero del territorio attraverso la conoscenza storica, la conoscenza naturale e poi la competenza creativa. Le fasi del progetto sono state quelle di elaborazione di un'analisi tipologica e morfologica e anche, diciamo, di un'analisi dell'arredo urbano esistente e poi ovviamente la proposta di ridipingere le facciate, di recuperare gli spazi della piazza in una maniera più utile e poi di ovviamente pedonalizzare lo spazio antistante alla chiesa, al Museo del Corallo. Perché Piazza Luigi Palomba?
Piazza Luigi Palomba e oggi ha una morfologia molto diversificata, deve essere in qualche modo, deve ricostruire, deve rappresentare il cuore della città, un cuore della città un po' particolare, anche perché su questa piazza non solo si affaccia un piano commerciale molto consolidato, ma anche perché c'è la presenza della chiesa, del museo e anche in un certo modo il simbolo popolare della città di Torre del Greco. Qual è il punto critico di Piazza Luigi Palomba che apparentemente sembra darle un disordine urbano? Certamente questo uso del senso unico della strada principale e anche quindi di questa forzatura del passaggio avanti alla chiesa e al museo che determinano ovviamente proprio un ingorgo del traffico. Non è mancata la presenza della politica locale che a steppe è intervenuta nel corso della mattinata ma che tuttavia non ha rubato la scena ai giovani alunni dell'Istituto Degni, i soli protagonisti di un autentico progetto di rilancio di uno dei quartieri più antichi di Torre del Greco. Come avete immaginato la piazza e che cosa prevedete per rivalorizzare Piazza Luigi Palomba? Si è pensato a un ritorno della piazza antica, quindi un restringimento della carreggiata in modo da facilitare la circolazione delle auto e inserire una corsia di servizio per i parcheggi auto alle spalle di piazza del monumento di Garibaldi. Invece nella seconda zona del progetto, ovvero la zona antistante alla scuola, al museo del corallo che è all'interno della scuola e alla chiesa, si è pensato di farla tutta zona traffico limitata con dei due stazioni mobili.